Rivolgiamoci al Signore e leggiamo la Sua parola nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, dal verso 7. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. E qual è quell'uomo fra voi il quale, se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano. Migliaia di cosiddette preghiere sono elevate a Dio ogni giorno. Ogni religione ha le sue preghiere, e ho detto migliaia, ma direi milioni di preghiere sono ripetute nella giornata, ma spesso, troppo spesso, chi prega rimane deluso perché non ha l'esaudimento. Ma Gesù rivela il segreto della preghiera esaudita con tre imperativi: chiedete, cercate, bussate. Ora, questa triplice esortazione non fa altro che parlarci della progressività della preghiera. Se chiediamo e non riceviamo, cerchiamo e troveremo. Se stentiamo a trovare, bussiamo e ci sarà aperto, perché la promessa di Gesù è certa: chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Notiamo questa accelerazione dello spirito della preghiera vera. Chiedete quanto occorre, sottintende un bisogno ed esprime una richiesta sentita. Cercate quello che non avete, sottintende una necessità di qualcosa che o abbiamo perduto o vorremmo ricevere, e anche dopo una diligente ricerca. Bussate, sottintende l'urgenza per ottenere di essere ammessi. A tutti noi sarà capitato di chiedere qualcosa e di non ottenerlo, e poi di tentare altri mezzi fino a che, presi dalla necessità e dall'urgenza, siamo diventati coraggiosi e abbiamo picchiato ad usci che pensavamo che sarebbero stati sempre chiusi e invece si sono aperti, come risultato della nostra perseveranza e della nostra forza nel chiedere. Chiedi come un povero che ha fame e non si vergogna di chiedere. Cerca quello che non hai. Bussa alla porta di colui che può accoglierti quando hai bisogno d'un tetto per ripararti o di qualcosa che t'occorre molto urgentemente. Chiedi ciò che desideri, cerca quello che hai perduto, bussa per avere quello da cui sei escluso. Ma egli vuole dimostrare un amore particolare, ecco perché noi lo ringraziamo per il suo amore. Vuole dimostrare una grazia particolare, vuole in qualche modo avere un affetto particolare e dimostrare tutta la sua provvidenza nel modo più intimo. E lo dirà poi nel passo che abbiamo letto, perché egli è padre e come padre vuole avere un rapporto con i figli. Siamo tutti figli di Dio per creazione, ma egli vuole che diventiamo figli suoi per redenzione. Per questo ha mandato Gesù.
Gesù si è fatto uomo, Dio fatto uomo, è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma a quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome. Vedete come c'è questo rapporto profondo che nasce dalla redenzione che Gesù ha dato per mezzo dell'opera sua. Perciò Gesù dice qui, a conclusione di tutto questo magnifico messaggio, anche profondo e difficile, qualcosa di molto semplice. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Facile, no? Ma come mai, dice qualcuno, io chiedo e non ricevo? E la scrittura dice qualcosa di molto importante. Giacomo, fratello del Signore, lo scrittore della sua epistola, scrive: domandate e non ricevete perché domandate male. Indubbiamente non si riferisce alla forma grammaticale, ma piuttosto alla mancanza di intensità nella richiesta. Dio non si preoccupa di come chiedi le cose, si preoccupa con quale sentimento le chiedi. Nel pregare, diceva Gesù, non usate troppe parole, o come dice Diodati, soverchie dicerie, molto più bello, no? Troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi il gran numero delle loro parole. Non è la forma, è la sostanza della preghiera. Non essendo esauditi, molto spesso riteniamo che Dio non ci ami e non voglia risponderci. Ma abbiamo chiesto con tutto il cuore? Abbiamo chiesto come un povero che ha bisogno di essere esaudito perché manca la risposta divina e senza di quella non si può andare avanti? E allora io tralascerei la parte, gli imperativi più dolci, chiedere e cercare, per arrivare all'imperativo più deciso, bussate. È energico, no? È una cosa molto energica. E vorrei dire, prima di tutto, dobbiamo bussare quando la porta sembra chiusa. Non fermiamoci dinanzi al silenzio di Dio. Cerchiamo quello che non abbiamo o che abbiamo perduto. Forse non abbiamo mai avuto fede che Dio potesse risolvere il nostro problema, oppure abbiamo perduto quello che possedevamo. E come il figlio il prodigo della parabola, siamo andati lontani. Abbiamo voluto seguire le nostre idee, i nostri metodi ed abbiamo scoperto che la nostra vita è stata solo un fallimento. Quello che abbiamo perduto, la purezza dei sentimenti, l'amore per il Signore e per il prossimo. E abbiamo al posto dell'umiltà la presunzione e al posto della modestia la vanità, al posto dell'indifferenza la superbia. L'odio e la reazione hanno preso il posto dell'amore e della comprensione in questo nostro mondo, che dovrebbe essere un mondo di felicità, perché mai, soprattutto nella zona, nostro mondo occidentale, abbiamo mai goduto tanto di beni materiali quanto ne abbiamo ora, di comodità quanto ne abbiamo ora, di conforti quanto ne abbiamo ora, ma il mondo non è diventato più felice. Perché? Perché le cose della terra da sole non riescono a riempire un vuoto che può essere riempito solo dall'amore di Dio. Gesù ha detto: io non caccerò via nessuno che viene a me. Nessuno di noi dica mai: ho bussato in vano e nessuno m'ha aperto. La porta della salvezza è chiusa per l'incredulità. Il figlio prodigo, dopo che aveva speso tutto quello che aveva, era diventato di una povertà eccezionale, fu accettato quando disse fra sé: mi leverò e andrò dal Padre mio e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Quando abbandoniamo i programmi di Dio e seguiamo i nostri, c'è solo fallimento, ma quando ritorniamo e bussiamo, la porta che sembra chiusa è aperta.
il figlio, il prodigo, non dubitò dell'amore del padre. Non dubitare mai dell'amore di Dio. È una promessa certa, ed è una promessa divina. È ben precisata questa promessa. Chiunque crede, chiede, riceve. Chi cerca, trova, e sarà aperto a chi bussa. La dichiarazione non è dubitativa, forse. E la promessa è fatta da Dio stesso. Qualcuno ancora oggi ci deride perché noi diciamo abbiamo accettato Gesù come nostro personale salvatore, abbiamo a Lui confessato i nostri peccati ed Egli ci ha liberato dal peccato e ci ha dato una vita nuova. E la gente ride pensando che noi siamo soltanto dei poveri netti. No, noi crediamo alla promessa di Gesù. Gesù ha detto: io non caccerò via nessuno che viene a me. Siamo andati a Lui e Lui ci ha accolto. E Lui ci ha dato vita nuova. Ha dato a ciascuno di noi un'esperienza nuova. E nel mondo nel quale viviamo possiamo dire a tutti che Gesù è il Salvatore. Questa promessa è precisa, è certa, è garantita da colui che è disceso dal cielo per te, che è risorto per te, che è alla destra del Padre per te ed intercede per te. Gesù ha detto: ogni potestà, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Chiedi e ricevi, cerca e trovi, e bussa e ti sarà aperto. Entrerai allora in questo meraviglioso regno spirituale e scoprirai che sarai sempre al sicuro. Ma il Signore conclude questo triplice imperativo esprimendo una breve metafora e ricorda che dice: se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a coloro che glielo domandano. E dice: se voi che siete terreni, deboli, non malvagi nel senso, il termine un po' forte, ma non nel senso cattivi, ma gente debole, fragile, che viene meno e che è soggetta alle limitazioni umane, e non sareste mai disposti a dare ai vostri figli invece del pane una pietra e invece di un pesce il serpente, che pensate? Che Dio sia meno? E c'è quella bella parola: quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che egli le domandano. E a me piace pure lo stesso parallelo verso in Luca capitolo 11 al verso 13: quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Le cose buone. Cosa vuoi stasera? La tua vita forse è stata una situazione di grossa difficoltà. Ti riconosci indegno, ti riconosci povero, ti riconosci senza speranza. Ebbene, chiedi e ti sarà dato. Cerca e troverai. Bussa e ti sarà aperto, perché la promessa è precisa. Il Padre nostro celeste darà cose buone a coloro che gliele domandano. E ritorniamo alla semplicità della vita cristiana. La semplicità della vita cristiana non è un insieme di regole da studiare. Troppo spesso incontriamo persone che dicono: vogliamo sapere della vostra fede, vorremmo leggere tutti i libri che parlano della vostra dottrina, vorremmo sapere tutti i particolari teologici di certi aspetti. E noi invece diciamo: ma è tanto facile. Basta accostarsi a Dio nel nome di Gesù e invocarlo. E Lui è pronto ad ascoltare la nostra voce se noi bussiamo, se noi cerchiamo, se noi chiediamo.
ma quel bussare mi piace più degli altri, perché esprime una forza, esprime una decisione, esprime un coraggio. Perché no? Esprime una fede. Hai mai bussato alla porta di Dio? L'ho fatto, ma non si è aperto. Ma hai bussato con energia? Hai usato Gesù come colui che apre le porte, come colui che ascolta la voce? Ti sei rivolto a Dio nel nome di Gesù? Lo puoi fare ora, perché Egli è pronto ad ascoltarti. Metti da parte le tue idee, metti da parte i tuoi progetti, perché idee e progetti non ti hanno aiutato finora. C'è solo una cosa che devi fare: bussate e vi sarà aperto. Chiniamo i nostri capi in preghiera.